Marie by Marie, Freud jusqu'à Dieu. Il libro è edito da Actes Sud nel 2010. Marie by Marie pratica come psicanalista a Parigi da più di 30 anni e sin dall'avvio conduce una ricerca sulla Bibbia. Peraltro ha dedicato 10 anni per apprendere l'ebraico e leggere le sacre scritture in lingua originale. È una ricercatrice che deve la sua libertà di ricerca al no dell'università alla sua tesi di dottorato, che avrebbe dovuto invece aprirle le porte dell'insegnamento. Nel contempo risulta chiaro come la struttura dell'università ostacoli la ricerca invece di promuoverla. In altri termini, il baronato, o come altro si voglia chiamare la gerarchia, rende impossibile la ricerca e sprona un conformismo oggi all'apice come anticonformismo di massa. È come se tutti si fossero messi d'accordo nello staccare la spina della vita. Marie by Marie è tradotta in Italia nell'ambito dell'editoria cattolica. C'è chi la definisce una psicanalista cattolica lacaniana. Nella sua prima opera, L'uomo dalle statue, Freud e la colpa nascosta del padre, cominciano i frutti della sua lettura della psicanalisi con la Bibbia, al punto da proporre un'altra lettura di Edipo e della strana Bibbia che il padre di Freud regala al figlio per il suo 35esimo compleanno. La vicenda, tra l'altro, è ripresa anche in questo opuscolo. Marie by Marie ha incontrato Marc-François Lacan, il fratello del noto psicanalista Jacques Lacan, monaco benedettino, e il risultato è un libro, Il monaco e la psicanalista, che verte sulla nozione del verbo credere. Il confronto con la Bibbia prosegue anche in questo libro. Occorre dire che questa pratica di lettura biblica è rara in Italia, o forse è confinata in settori culturali e editoriali che non arrivano a imporsi sulla scena civile, governata da un'oligarchia editoriale, ma forse per via anche del civil gregge, di cui parla ironicamente Leopardi, che predilige l'auto da fé alle biblioteche. Occorre valutare anche se nel testo di Marie by Marie l'innesto cristiano cerca sempre di fagocitare la radice ebraica e non troviamo con tutta questa lettura ebraica e 10 anni di apprendimento della lingua ebraica non troviamo affrontata la questione ebraica. C'è la questione dell'ebraismo di Freud, ma non è la questione ebraica. Ma restiamo alla lettura di questo breve testo, il cui pretesto è dato da una domanda che fu posta a Marie by Marie alla fine di una conferenza. La psicanalisi è un lusso? La sua risposta, non meditata, è letta come dissociata da sé, perché dice «mi sono sentita dire», è stata sì, come ogni vita spirituale è un lusso. E così riprende l'anima, la nozione di anima, dal testo di Freud, Seele, in tedesco, pressoché scomparsa dalle traduzioni, che hanno preferito la parola psiche, o mente, o spirito,
Marie legge l'ateismo dichiarato di Freud come un non accesso all'anima, alla vita spirituale, e su questa ragione fonda l'accecamento di Freud rispetto alla colpa dei padri, già emersa nella prima teoria dell'isteria, come risposta alla perversione dei padri, è nota come teoria della seduzione. Poi Freud opterà per la teoria del fantasma originario. Purtroppo, quando qualcuno, anche psicanalista, attribuisce a Freud questo o quello, si tratta per lo più di pessimi autoritratti. Balmarie, per esempio, parla della cecità spirituale di Freud, e si tratta della sua, perché la vita spirituale, anche il teosofo Kandinsky parla per esempio dello spirituale nell'arte, è senza spirito, proprio quel soffio ruah che Balmarie legge in ebraico, è senza operatore. Dio è operatore, non è il soggetto che opera bene piuttosto che operare male, ovvero che crede o non crede. La questione del bene e del male, per Balmarie, rimane gnostica, presa nel dualismo senza dualità pulsionale, che non è la doppia faccia pulsionale che sogna la psicanalista e matematica Natalie Sherrod. La lettura del testo ebraico di Marie Balmarie è senza la questione ebraica, è senza la nominazione. Certo, anche la credenza può porsi in termini intellettuali come la questione del credito, ma nel testo di Balmarie sta al posto dell'operazione, e tolta l'operazione, che è dell'idea, del punto più alto. C'è una teoria dell'altezza nel testo dell'autrice. Resta la credenza e il suo soggetto, stratificato più o meno in una genealogia causale, anche nel senso della presunta equazione familiare. L'operazione è una proprietà dell'idea, dell'oggetto, che è idea dello specchio, dello sguardo, della voce. Non c'entra nulla il soggetto credente o miscredente. La luce, anche del presunto cieco spirituale Freud, procede dall'apertura e non dalla credenza, come argomenta Marie Balmarie. È il credito che, come il debito, procede dal legame, che è nodo e snodo, che non ha nulla di religioso né di militare. Lo scritto di Marie Balmarie non ha la difficoltà di quelli di Freud o di quelli di Lacan, ma una lettura più attenta trova che il suo eclettismo spiritualista, scritto in modo semplice, apparentemente molto semplice se non facile, richiede invece ben altra analisi di quella dei suoi estimatori, che si accontentano della patina spiritualoide. Per esempio la frase: così dormono nel fondo delle anime delle risorse mai impiegate, delle memorie inaccessibili, per colpa di non estrarle nel modo appropriato. Ebbene, c'è qui una teoria dell'anima, dell'anima contenitore, dell'anima irriducibile alla psiche, una teoria delle risorse dormienti, che richiama la parabola dei talenti, una teoria delle memorie inaccessibili, una teoria dell'estrazione, che non è l'astrazione, una teoria del soggetto estrattore, una teoria del modus, una teoria della proprietà, una teoria della colpa, eccetera. Indaghiamo per un istante la questione dell'estrazione. Sta al posto della teoria dell'astrazione,
che è negata, della vita spirituale e non intellettuale, insieme alla materia, volge nell'estrazione della sostanza buona dalla sostanza cattiva. All'origine c'è la cattiva, no? Qui solo dormiente. Peraltro la memoria non è accessibile o inaccessibile. La memoria è quel che si scrive dell'esperienza. Quel principio dell'accesso è principio gerarchico, perché per coloro che non è accessibile subito verrebbero fuori i super esperti di accessibilità e di come e di maestri e di introduzione all'accesso. E se non si scrive o si scrive sul corpo come impossibile tatuaggio, ecco la sensazione che di una vita non resti nulla. Perché Freud fino a Dio? Perché non da Freud fino a Dio? Perché la cosa non riguarda il lettore e neanche l'autrice nelle intenzioni dell'autrice. Per Marie by Marie la cosa riguarda Freud. Freud fino a Dio. Ancora, perché? Perché Freud non sarebbe arrivato a Dio, mentre Marie by Marie sì. Ma restiamo a Freud. In una lettera al pastore Pfister dice di lui che ha la felicità di poter condurre il transfer fino a Dio. Per Freud il transfer si è fermato al padre, che non accetta il salto della teologia, che ne fa una emanazione del Padre Eterno, alias Dio, ovvero del Dio morto, che è anche la ragione del padre morto, sia per Freud che per Lacan, a fondamento della società. Questa tesi è enunciata da Freud in Totem e Tabù. Un Dio trinitario che la interessa nella persona dello spirito, senza una lettura della persona del padre e della persona del figlio. Ciascuno trova i suoi sentieri di analisi, apparentemente quello di Pierre Legendre, psicanalista e giurista, è interesse per la persona del figlio. Aveva fondato anche l'Istituto per gli Studi della Filiazione. A cavallo tra la psicanalisi e la teologia, Marie by Marie salda le due questioni con una metafora dell'illegalismo dell'invenzione freudiana. La psicanalisi, un tempo accusata di esercizio illegale della medicina, potrebbe esserlo più pertinentemente di esercizio illegale della teologia. Ogni materia indagata dalla psicanalisi si presta a questo fraintendimento. A parte che in Italia la prima accusa è tornata attuale, sono state inquisite due psicanaliste laiche. La seconda ipotesi, sotto altra luce errando, per citare Giacomo Leopardi, indica l'impianto teologico della psicanalisi, che non è quello dello spiritualismo ricercato da by Marie, ma quello del primato del fallo, che è anche quello della gerarchia e della pulsione gregaria. Quanto allo spiritualismo, non minaccia nessun assetto sociale, e ecco la ragione di un certo successo delle tesi di Marie by Marie. Prima di affrontare alcuni dettagli interessanti dell'analisi di Marie by Marie, leggiamo la sua ipotesi di base rispetto all'analisi come vita spirituale. Dice: un'esperienza spirituale per la quale, via un altro, il soggetto opera su di sé le trasformazioni necessarie per accedere alla sua verità. Si tratta quindi di un'antropoanalisi, neanche la questione dell'altro con la A maiuscola, come in Lacan, ma l'altro, l'uomo psicanalitico, che conferma il soggetto in tutta la sua soggezione e soggettività.
soggetto divino. È tutta qui l'ipotesi della spiritualità ignara del ritorno animale del divin Nietzsche, che abbraccia il cavallo e perde il senno per gli ultimi 10 anni della sua vita. Soggetto operatore, che prima era partito dalla psicanalisi come lusso e poi è condannato alle trasformazioni necessarie, ma non sufficienti, per accedere alla sua verità, perché la verità non gli appartiene, non è sua e inoltre non c'è nessun accesso alla verità, se non nella cloaca massima della doxa, ossia della significazione del fallo che regge l'operazione. Il fallo è lo pseudo operatore che si spaccia per Dio. Soggetto che regge Dio sino a Dio, Balmarie sino a Dio. Un Dio personale, fatto a immagine di Marie Balmarie. Dio morto, come per Nietzsche, ridotto a vuoto centrale, circolarizzato per i circolanti, l'altro nome dei soggetti, per mettere fuori ciò che in sé non è sé e realizzare il cammino circolare di Martin Heidegger da sé a sé, passando per sé, attribuendo il male all'altro, il negativo, l'incesto, il parricidio. La ronda, cito Balmarie, diviene a poco possibile. È il girotondo, che è anche quello di Arthur Schnitzler. Il bene e il male, le bonheur e le malheur, la buonora e la malora, tradotto correntemente con la felicità e l'infelicità. Con Freud, che per Balmarie non crede al male, e quindi sceglie il minimo male, negando il bene, pensando che, contrariamente all'esodo, nomi in ebraico, la trasmissione del male non si interrompa più e l'umanità sia un errore gigantesco. Così Balmarie nega la peste, ossia l'inconscio, la nominazione, affinché il terremoto e il maremoto non ingoiano la società che nella Bibbia si chiama Sodoma e Gomorra. E questo sarebbe, per Marie Balmarie, aggiungere una dimensione, quella spirituale, alle scoperte di Freud. Dopo aver fatto il caso clinico dell'uomo Freud, con l'uomo delle statue, che non avrebbe più creduto alla perversione dei padri e avrebbe fondato una teoria del fantasma originaria, che è ossimoro, tra l'altro, perché fantasma è proprio la copia e non c'è la copia originaria. Sì, l'agnosi che Marie Balmarie reperisce in Freud le appartiene, benché questi elementi inanalizzati rimangono in Freud. Ma l'interesse per Freud non è per il suo discorso, ma per la breccia della parola originaria che emerge e che non emerge nella dimensione aggiunta alle scoperte di Freud da parte di Marie Balmarie. Lo spirituale è la negazione dello spirito, di Dio come operatore, per la realizzazione non mancata in soggetto operatore, no? Diceva prima Marie Balmarie, soggetto opera. E quindi questo soggetto operatore è bestiale, è il sovrano bestia o la bestia sovrana. Il girotondo perverso trasmesso senza fine dal papà ai figli, con la madre come supporto, in particolare devastatrice delle figlie e buco nero a cui aspirano i figli maschi. Questa è l'altra faccia della dimensione spirituale. Per non ingannarsi sulla taglia degli umani, non condannati all'infelicità come per Freud, ma promessi alla felicità dal soggetto monumentale chiamato Dio, che invece è il nome
innominabile. Hashem, infatti, nella Torah è il nome, e non il nome del nome, il nome di Dio, semplicemente per avere il posto dello Spirito. Così conclude la sua densa opera Marie Balmarie. Infatti, il soggetto operatore se l'è preso il posto dello Spirito, si è divinizzato, assumendo la felicità ideale, compiendola come infelicità reale. Il tornaconto secondario qual è? Il posto nella nomenclatura, nella gerarchia. Quale? Quello di piccolo o grande guru della sua cerchia, o meglio, del suo girotondo e dei suoi girotondini. E la presunta dimensione in più, alle scoperte di Freud, altro non è che una gnosi della psicanalisi, ossia un'altra psicoterapia spiritualista, che gira in tondo con le psicoterapie materialiste e si aggiunge alle circa 400 forme di psicoterapia, c'è posto per tutti, tranquilli, rubricate tra l'altro da uno scienziato che non si sente un buffone di Dio e neanche della scienza, che è il suo Dio. L'altra dimensione dei 400 disturbi psichici che la psichiatria americana crea prendendosi come divina operatrice della salute, che non sarà mai intellettuale, appunto è definita mentale. E questo da Balmarie a Balmarie, passando per Balmarie, dalla ronda alla fronda, ovviamente spirituale, senza neanche un moto di spirito.